Eccoci qua, primo video, anzi, comincerò con ho ho ho. Dai, mi sento molto Babbo Natale oggi. O San Nicolò per chi preferissi, tipo noi. E dicevo, primo video di Euro Truck Simulator 2 in occasione del special, come lo chiamano? Christmas Grand Giving Event 2019. Anche perché tipo 2 settimane fa cos'era, aspetta che tanto metto dentro la visuale, ecco così togliamo un po' di rumore. Dicevo, un paio di settimane fa è anche uscita l'ultima espansione in ordine cronologico, che è Road to the Black Sea, quindi Romania, Bulgaria e Turchia, e quindi mi sembrava giusto fare un video. Ci gioco ogni tanto, Eurotruck, avrò 4-5 camion, neanche so quanti camion ho, quindi non ho questa grande flotta, no. Ho qualche mod, non milioni, intanto cominciamo a mettere in moto qua, è molto più semplice rispetto, ecco, basta premere rispetto a X-Plane ed è tutto quanto in moto. Aggiungiamo lo specchietto destro, perfetto, e direi anche di, ecco, il navigatore può star così. Quindi mettiamo la mappa, siamo a Szeged, non so la pronuncia esatta in ungherese, comunque in Ungheria, al confine appunto con la Romania. Ho preso un contratto, vediamo se me lo mostra ancora. No, vabbè, io ho già preso un contratto che mi porta, mi sembra, qua a Iasi. Tanto per fare un viaggetto di, sì, giocare un po' assieme. E appunto il primo contratto, il mio primo contratto natalizio. Dicono che bisogna farne 12 per sbloccare poi come si dice, per sbloccare un achievement. E dovrebbero dare anche una calza di regalo, così togliamo. Prepararsi a voltare a destra. Voltare Quindi andiamo a prendere il nostro a destra carico. e poi voltare a destra. Appunto che non arrivi qualcuno. Vabbè, ovvio che giravi. Voltare a Allora, in destra. sto gioco, come tanti di voi sapranno, perché sono sicuro che ci giocate già, c'è la radio, però io non so se durante gli streaming. Ho paura che poi mi blocchino il video. Tenersi a sinistra e Boh. poi voltare a Quindi non sinistra. l'accendo. Mamma mia, vedrò di informarmi un po' meglio. Voltare a sinistra. L'occasione ho comprato il nuovo Renault, che anche questo è uscito da veramente poco nel gioco. Non è il mio camion migliore, mi piacciono più. Eccoci arrivati. Eccoci qua, guarda Sani e il nostro salvi. camion. Aspetta che gli illumino un po'. Potevo mettere anche qualche luce sul tetto, ma vabbè. Quindi il nostro carico di regali è qua. È Agganciamo ora il di andare. rimorchio, è ora di andare. Guarda che bello, anche tutto illuminato, vedrie. Ma dai, stupenda questa cosa. Grandi, grandi. Grandi, fanno sempre, i ragazzi che sviluppano questo gioco fanno sempre qualcosa di simpatico durante l'anno. È un gioco che ormai soffre il peso degli anni, sì, è vero. Voltare a Però sinistra. la dedizione che continuano a metterci è notevole. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Spero che il volume sia a Voltare a sinistra. posto. Ah, dovevo voltare a Sto cercando un sinistra. nuovo percorso. Mona, perché te parli? Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Rosso, sì.
prepararsi a voltare a destra. Almeno i semafori, vista l'ora, almeno qua non funzionano. Voltare a destra. Qui abbiamo la precedenza. Possiamo. Non superiamo i limiti, perché qua in Ungheria mi sa che se ci pitturano forte. Voltare a destra. Sicuro arriva qualcuno? Sì, non c'è niente. Peccato per la radio, sì. Voltare a destra. Sì, adesso però voltiamo anche subito a sinistra, se non continuiamo a girare tutto, per tutta la durata. Tenersi a sinistra e voltare a sinistra. Sì, questo. Voltare a sinistra. Allora, come hardware, se qualcuno se lo sta chiedendo cosa... Perché vuole anche la velocità sempre. Ok, con cosa sto giocando? Uso un vecchio glorioso G27 tenuto in condizioni comunque ancora buone, direi. Non l'ho mai maltrattato più di tanto, pur giocando per anni a... pur giocando per anni ad Assetto Corsa, prima Assetto Corsa competizione, poi Euro Truck Simulator sempre, un po' di American Truck Simulator. Se vi piace o vi piacerebbe vedere anche American Truck Simulator, fatemelo sapere. Quello non ci gioco veramente da una vita, non so nemmeno... Che ansia sta... Se volete vedere anche Euro Truck Simulator, non ho tutte le espansioni di per quello, come per Euro Truck, però se volete vedere anche American Truck, volentieri, se si può fare una partita assieme, lo posso caricare. Forse il microfono è un po' troppo vicino al volante, se si sente troppo il rumore in caso del volante, me ne accorgerò quando riguarderò la registrazione. Cosa succede qua? Ah sì, tra l'altro nell'ultimo... Sì, vabbè, sono solo 30 all'ora, dai ragazzi. Sono visto sempre un camionista italiano. No, senza nulla dire per sé camionista, cioè, nel senso che qua in Italia magari tendiamo a prendere i limiti alle volte prima di... Andare. Cosa stavo dicendo? Sì, sto camion qua l'ho giusto comprato appunto per questo primo video, non ho nemmeno troppo abbellito l'interno, non c'è niente quasi. Al contrario degli altri, penso. Perché adesso tu dimmi perché devi mettermi un limite 50 qua? Polizia. Okay. Visuali qua come funziona? Neanche mi ricordo più. Non c'è un flyby, no? Allora. Limite è tornato a 70. Tornando sull'hardware, sì, quindi un G27 con relativo cambio che per comodità anche dello stream non sempre, adesso non lo sto usando, ho messo in automatico. Non mi ricordo come ho impostato il pilota automatico, adesso mi trovo con X-Plane. Mantieni quello che per tenere la velocità. Sì, quindi un G27, quel cambio ad H, però adesso non lo uso, uso le palette solo come però per dirgli avanti o indietro, tipo cambio automatico del newborn, mentre invece ovviamente quando gioco ad Assetto Corsa
corsa o competizione, non so, il cambio giusto in base al modello d'auto e frizione. Come pedaliera, un paio d'anni fa mi sono regalato per Natale la V3 Fanatec, che beh, niente da dire, è veramente ottimo, che mi ha cambiato rispetto alla seppur buona pedaliera del G27, almeno all'epoca, però magari accomodando la pedaliera del G27 ho visto che vengono fuori cose interessanti, però volevo farmi il regalo. C'era un po' di sconto all'epoca, non so se per il Black Friday, se non mi ricordo, comunque c'era un'offerta. Chissà dove siamo. Chissà. Non c'è una mappa che bella grande come su X-Plane, comunque stiamo andando, dovremmo essere in Romania. Ho visto i cartelli strani. Andare dritto. Boop. Comunque, portiamo i nostri regali, e questo è importante. Bellissimi questi eventi, però, veramente. Adesso di solito io accenderei la radio, qualche stazione stranissima, magari russa. Musica folk, un bel country, ma niente, no, non penso che sia il caso di accendere la radio, perché sicuro mi bannano, cioè mi cancellano lo stream, mi sostituiscono l'audio magari, ecco, ben che vada, quindi al posto di sentire il rumore del camion c'è, dopo fa finire che sentite chissà che musica. Uffa. Dove siamo? Aspetta, mettiamo un attimo la mappa giusto per farci un'idea, tanto per capire. Ah, ok, paesi non sono segnati, comunque no, siamo ancora in Ungheria, e andiamo verso il confine. In effetti non avevamo fatto nessun confine. No. Com'era il flyby? Wow, che finisco qua. Mamma mia. Ok, sorry. Non facciamolo più. Almeno non in curva. Tempo rimanente, essendo un contratto esterno di Eurotrack, quindi non, sì, appunto quelli speciali per, che fanno, vabbè, ci sono comunque consegne normalissime, ma quelli che vengono proposti appunto dal, diciamo dallo sviluppatore, ecco, mettiamola così, e invece che essere interni al gioco, a 20 ore, 21 ore, 20 ore 52 vere di ancora di tempo, per, quindi potrei farlo veramente fin domani, potrei andare avanti, ma in verità non ci metteremo molto meno. Non ci sono messaggi, non ci sono danni. 23 tonnellate di regali. Paura, eh? Dai, andiamo avanti. Non ho messo neanche le altre trombe, solo il clacson normale. No, proprio era il gran risparmio sto camion. Ma cosa ha fatto? Wow. Che pasa, ragazzi, dai, andiamo avanti. Quello fa una retro, che roba.
Eh sì, sto gioco ogni tanto ha un po' di questi problemi. Vediamo dietro come siamo. Vedete, c'è un altro, non riesco a uscire da lì. Quello non si muove mai più, mi sa. Ma che idiota. Se riesco. E noi proseguiremo, perché altrimenti sta gente... Sì. Salutiamo i signori dei lavori. Speriamo che anche dietro il traffico si sblocchi. Io spero per loro, perché altrimenti, poveri. Dove siamo qua? Confine? Potrebbe essere. Sì. Vedo un... posto di dogana davanti. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Okay, seguiamo. Vediamo di seguire un po'. Uscire a destra. Un po', dai, non è detto. Troppo. Allora, come funziona qua? Ed entriamo in Romania, prima volta che entro nel gioco. È vero? Non dovevo andare a destra. Aspetta. Non penso sia il caso ancora di riposarsi. Proseguiamo verso la dogana. Quindi, no, qua eravamo in terra di nessuno. Adesso entriamo in Romania. Per avviare il controllo di dopo, premi invio. È tutto ok, buon viaggio. Grazie. Tra parentesi, sto guidando in ciabatte, ma quelle ciabattone tipo da casa proprio, neanche ciabatta comoda, cioè sì, appunto comoda, ma troppo, un po' troppo comoda. Cosa si entra subito in autostrada? Cos'è qua? No, era questa Romania, quindi, che casino, enorme sto confine, non finisce qua. Doppio, un po' più avanti. Enter. Ah, perché prima abbiamo fatto veloci perché eravamo in uscita, adesso siamo in entrata appunto in Romania. Il controllo dei documenti è un po' più lento, ma buon viaggio, è tutto ok. Grazie. Benzina non ho bisogno, dormire nemmeno. Romania. All'ora, cioè, come faccio ad andare a 30? Non arrivo neanche, cioè, dai, per favore, cioè, per buono. Niente, 30 all'ora fin dove, scusa? Fino a destinazione?
sono ancora 209 chilometri fino a destinazione. Tenersi a sinistra e poi... Sì, però vedi, arriva lui in bomba. Perché lui va in bomba? Oh, God. Voltare a sinistra. Passaggio a livello, treno, guarda che bello. Sono quasi le 8 di mattina, potrebbe anche venire un po' più chiaro, no? Tila treno. Prepararsi a voltare a destra. Okay. Voltare a destra. Che ho bindato per il mantenimento della velocità in automatico, perché sono un po' stanco. Già guido tutto il giorno, però prepararsi a voltare a sinistra. Yes. Voltare a sinistra. Ok. Sono le 8 di mattina, traffico zero. Siamo a Tilega. Guarda che forse ho ritrovato il tasto. Sì. Bene. Sta fermo lì. Così a prima vista, pur notturna, questa nuova espansione sembra ben curata, però. Anche se questo qua è tipo il primo paesetto. Che abbiamo trovato? Tu penso che ti supererò, sai? Con le mie 23 tonnellate di regali dietro, sperando che non arrivi su nessuno. Oddio, 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 oddio. Guarda quante robe, la macchina agricola, tutti i muretti fatti bene. No. Bella. Come anche tipo l'Italia, se avete l'espansione dell'Italia, il sud Italia, anche la Sardegna, ma anche la Corte adesso, dell'espansione ovviamente vive la France. Sono veramente ben curati. Quello che manca ogni tanto a sto gioco magari è appunto un po' di vita in più. Non tanto come traffico, a un certo punto, che vabbè, potrebbe anche bastare in certi casi, è più che sufficiente, appunto perché si creano degli ingordi. Passiamo, wow, doppia riga continua, non fa... don't try this at home. Ah, arriva una macchina! Wow, scusa, sì, no! Circolazione contromano, 100 euro, no, vabbè. Gioco, non rispettare sempre i limiti. Ora
vedi, anche tu stai andando contro, sei sopra i limiti anche tu. Sono sicuro che se becchiamo un Velox adesso io prendo la multa tua. Adesso perché freni? Perché freni? Dai, dai. Borod, salutiamo. Ciao Borod. Bello, bello. E finalmente un po' di luce anche fuori. Il treno, no, ma bellissimo. Bravi, bravi, bravi. Non si vede comunque l'amore per il gioco. È ovvio che gli dà da mangiare, quindi, però ci sono tanti sviluppatori in giro che, a distanza di qualche anno, anche continuano. Anche gli uccelli di lavoro, lo so, continuano a sopportare così bene. Sì, tu stai correndo come un pazzo. Io ti vado dietro. Siamo ai limiti adesso. Silos. Una barca. Vabbè, sì. Magari se la porta ogni volta fin su. Che sarà su barco. Sono più vicino. Tenersi a sinistra. Non so neanche dove siamo. Si legge perché sono passato troppo veloce, ma se continuiamo a seguire il nostro amico che è una stima, non sarà. Sì, ma non deludermi in salita, dai, no, tagliali un grande, dai. Se ti passo sono sicuro che arriva giù una macchina, facciamo una patatrack. Guarda là, è secco qua, troppe curve. Dai, bravo ragazzi, dai. Qua si ci sta che freni un po', non serve fermarsi. Il camion qua non è il migliore che ho come spunto in salita. No, gli ho messo un buon cambio, mi sembra. Adesso non mi ricordo, l'ho messo su perché l'ho preso proprio al volo prima, appunto per fare sto video. Ma prepararsi a voltare. Comunque siamo abbastanza pesanti, perché 23 tonnellate sono 23 tonnellate. Anche tu giri a destra? Semaforo? Sì. Voltare a destra. Io penso che wow, abbiamo la fortuna. Dai piccolo, sì. Bravo, che spunto. Ma non è male sto camion, eh. Dicevo prima che con l'ultima che poi non ho finito il caso, uno di mille discorsi che comincio e non finisco, che una delle ultime espansioni che hanno fatto, cioè come update, no? Espansione proprio, se mi sembra sia uscita con Road to the Black Sea, hanno messo anche qua il, aspetta che rallentiamo un po', dicevo hanno messo anche su, guarda un altro treno, giornata dei treni oggi, è fantastico perché a me piacciono anche i treni. Dicevo, hanno aggiunto anche qua, che su American Truck Simulator invece era già presente da molto tempo, hanno aggiunto anche su Euro Truck Simulator i,
gli eventi casuali. Cosa vuol dire? Che adesso magari fra un chilometro troviamo la strada chiusa perché c'è stato un incidente, speriamo di no, oppure magari c'è un trasporto eccezionale che deve passare. Bocca esplorata, siamo arrivati in una città abbastanza grande e quindi appunto potrebbe essere chiusa la strada e quindi essere deviati su un percorso alternativo che ora come ora a noi interesserebbe poco perché abbiamo appunto ancora 20 ore abbondanti a disposizione vere per finire questa consegna. Però metti caso invece che il tempo era un po' più stretto oppure si stava giocando nell'altra modalità, quella con le consegne proposte dal gioco, diciamo, interno, quindi con un tempo che segue il tempo del gioco, ecco. Lì poteva essere cazzi, perché potrebbe essere un po' più difficile, perché una deviazione in questo gioco può portar via ore e ore prepararsi a voltare di tempo di gioco, che è compresso. Non credo vari, ma insomma, voltare a sinistra, che vari in base alla velocità che si tiene. Quindi cioè, mi fermo in un parcheggio, il tempo di gioco diventa praticamente uguale al tempo vero nostro. Mentre invece quando siamo in movimento viene accelerato, perché ovviamente i chilometri non sono veri tra una città e l'altra, le distanze non sono assolutamente, sono compresse ovviamente, e di conseguenza anche il tempo deve seguire questa cosa, perché altrimenti non sarebbe realistico. Detto questo, siamo abbastanza vicini, credo, alla nostra ormai consegna. Quanto manca? Tenersi a destra e poi voltare a destra. Ok, mancano 38 chilometri, lui dice 43 minuti, vedete, ma non, ovviamente non sono 43 voltare minuti a nostri, ma sono 43 minuti di gioco, che in questo caso, essendo un percorso cittadino, fermi, molto piano, non dico che saranno veri, ovviamente, decina di minuti buoni ancora, credo, di partita. Prepararsi a voltare a destra. Lì potevo girare. Voltare a destra. Entriamo, credo, in autostrada. No, cos'è? Voltare a sinistra. È molto, veramente molto ben fatto. La ferrovia, il parcheggio, cioè tanti bei particolari, i pali delle luci, il muretto, che sono sicuro che se si va lì qualcosa ricorda, perché sono attenti a mettere queste piccole prepararsi cose. A voltare a sinistra. Ad esempio vai, parliamo dell'Italia, che come lì si conosce un po' meglio, fai le passi per voltare l'autostrada a sinistra. Sì, passi per l'autostrada per Venezia, Bologna, anche al sud, con differenti, io conosco meglio magari il nord, e ci sono tanti particolari che ricordano proprio quei posti, per essere lì, per essere fatto, cioè vedi i caselli dell'autostrada di, lasciami passare, dell'autostrada di Bologna sono quelli, sono la tangenziale soprattutto. Certi palazzi sono sicuro che sono gli stessi, o comunque ricorda molto da vicino l'architettura allegra della città, ossia la ridente architettura locale. Wow. Teniamo i nostri 50 all'ora perché non abbiamo voglia di farci. Siamo sulla corsia del tram. Spero che. No, in teoria il tram su questa corsia dovrebbe viaggiare nella nostra stessa direzione. Se sono intelligenti. Tenersi a sinistra. Non sarebbe abbastanza. Io sono già a sinistra, però. Vediamo se lui è abbastanza veloce da passare senza farmi frenare. Sì. Grazie. Usciamo da Napoca. Non so se si pronuncia così. Dovrei chiedere al mio amico che parla rumeno. Sì, la visuale da fuori non è soddisfacente come quella di X-Plane, non so.
perché bisogna sempre stare poi con le mani sul volante, quindi diventa un po' più complicato guidare con la visuale in movimento rispetto a lasciar fare tutto quanto a lui come su X-Plane. Ok, rotonda. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. D'accordo, sorella, non arriva nessuno, quindi entriamo a razzo. Peccato che non abbiamo visto il tram, ci sarebbe piaciuto vedere come era fatto. Si accelera spediti verso gli 80. Wow, limite importante. Vai. Linda, bella lì. Prepararsi a voltare a destra. La mia autista è rientrata, ha finito una consegna. Ben 2000 euro. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Siamo praticamente arrivati. Voltare a destra. Cosa vi dicevo appunto? 5-10. Allora, grande casino, qua il gioco si è bloccato di colpo, adesso ricomincio con la pioggia, oddio, i profittoni sono quasi arrivati, come vi dicevo prima. Luci accese, vediamo, sì. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Adesso non si sa perché anche il gioco mi dice che sono estremamente stanco, mi si stanno chiudendo gli occhi, sono diventato tutto nero, un po' come quando fa l'ipossia in X-Plane, però ormai siamo arrivati. Un chilometro e finalmente finiamo questa consegna. Tenersi a sinistra e portare a sinistra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Dai, apri Mario. Sono stanchissimo. Eccoli, arrivati. Dai, che siamo arrivati finalmente. Eccoci arrivati, lo dice anche lei. Sani e salvi, insomma. Un po' stanco, infatti, dai, giochiamo sul sicuro perché non vorrei mai che diventasse lo schermo, diventa tutto lo schermo nero improvvisamente. Finiamo questa consegna, prima consegna natalizia di Little Games Transporti. Ci siamo? Dai, me lo fai mettere? Eccolo, ti sgancio. Sincronizza i tuoi progressi, ce l'abbiamo fatta, eccellente. Boh, un po' di musica quasi natalizia, l'unica senza copyright che assomigliava un po' a qualcosa appunto di natalizio. Ci vediamo per il prossimo video, magari speriamo in diretta di Euro Truck Simulator quando andrò a fare finalmente la fibra. Che... dai, magari con l'anno nuovo a questo punto. Bom. Ciao a tutti, alla prossima. Che cavo qua il volume.